Bella raga, allora stiamo andando a Rio, quindi adesso si lascia il mio hotel per poco, quindi tipo una settimanina, si va a Rio, scusate l'occhiaia, ma ho dormito pochissimo e niente, mi porterò con me, quindi let's go, andiamoci a divertire with the t-shirt too hard to bite. Bella raga, allora questo è l'aereo che mi porterà a Rio. Mi hanno detto insomma che l'isola è caldo, le ragazze sono calienti, le persone sono gentili, c'è il rischio di essere un po' rapinati, ma questo si sapeva di già. Quindi detto questo, vediamo un po' come andrà la vacanza. 5 giorni di fuoco letteralmente. Vai raga, si parte, let's go! Muito obrigada por terem voltado.
da sua segurança pedindo que permaneçam sentados até que o aviso de emergência seja apagado e sua fileira seja chamada para desembarque. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o voo. Para sua segurança dos demais passageiros, tenha cuidado ao retirar sua bagagem, utilizando as duas mãos. Ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus ativos pessoais e de não deixar máscara de proteção ou luvas dentro da aeronave. A partir de agora... La raga, siamo atterrati a Rio. Let's go! Bella raga, allora siamo qui, anzi sono qui perché sono da solo a fare la mia prima cena a questo Bottego Belmonte, tipo ristorante misto babbo figo, insomma. Guardate qua, con ovviamente la caipirinha originale. Andiamoci dentro, let's go, poi faccio vedere com'è. Ma già dall'aspetto si è molto molto buono. Raga, io non so voi, ma guardate qua dove mi trovo, a Copacabana. Cioè, spettacolo, spettacolo. Ma detto qui è un po' pericoloso, ma io essendo un mover non mi frego un cazzo. Cioè, io vado contro la pericolosità. Pericolo è il mio secondo nome, let's go. Raga, guardate qua che figata, bellissima, stupenda, incredibile. Figata, figata, figata. Sono troppo felice di essere qua, ragazzi. E niente, camminiamo un po', facciamo qualche video se incontro qualche bella ragazza carioca, perché qui si dice carioca, che sono di Rio, e niente, chiedo magari se fa un video e io faccio qualche salto mortale, quindi per provare a conquistarla. E niente, qui c'è la polizia che parte da tutte le strade, e niente, quindi let's go, benvenuti a Rio de Janeiro. Allora, siamo arrivati al nostro albergo, quindi faccio vedere la camera che è bellissima. Let's go! Allora, intanto c'è andata questa chiave elettronica dove non c'è scritto praticamente niente. Che
però funziona benissimo. Ora chiudiamo la porta, anzi prima mettiamo la tessera dove deve stare. Allora, qui abbiamo subito un armadietto, tanto il cassaforte non deve mai mancare. Qui lo specchio, vabbè, fa vedere quanto sono bello con la maglietta Too Hard to Fight. Let's go. Qui abbiamo l'altra parte, qui qualcosa di metterci qualcosa. Allora, il bagno, qui c'è diciamo il lavandino fuori, che però sembra di marmo. Let's go. Questo, vabbè, all'arrangiata, ma ci sta. Il bagno, qui c'hanno il vizio dei bagni piccolini, però diciamo che tutto sommato c'è tutto. Allora, poi di qua comincia il bello. La televisione non so che cosa farmene. Qui vorrei farti anche un po' di breakdance, perché comunque spazio un po' c'è. Due letti, si spera per ospitare una una marina brasiliana carioca también, che sono no alti di più, però vabbè. E sono anche morbidi. Tavolini, poi qui peccato perché speravo che la mia finestra si affacciasse su Copacabana, invece nulla. Però almeno qui c'è verso di aprire totalmente la finestra, non come in quella di Curitiba. E niente, Copacabana è lì dietro. Quindi vabbè, l'è questo. Richiudiamo intanto. Oh vai. E quindi niente raga, questo era il posto dove passerò i prossimi 5 giorni, quindi benvenido a Rio de Janeiro. Let's go!